Ho chiesto ad un'intelligenza artificiale di creare un'intelligenza artificiale. Che cosa sarà uscito? Prima di passare alla pratica, facciamo un po' di storia. L'intelligenza artificiale è un ramo dell'informatica che risale almeno al 1950, quando il famoso informatico inglese Alan Turing pubblica l'articolo denominato Computation, Machinery and Intelligence, che ha poi ispirato la realizzazione del film The Imitation Game. In questo articolo Turing si poneva una semplice domanda: possono le macchine pensare? Buongiorno a tutti quanti, io sono Alessandro Mazza e sul mio canale tratto i temi più disparati nel mondo delle criptovalute, della crittografia e della tecnologia più in generale. Se apprezzi i miei contenuti e vuoi supportarmi gratuitamente, lascia un like a questo video e iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi. Sfortunatamente Turing non vide mai la realizzazione del suo progetto iniziale. In quegli anni i computer non disponevano di un elemento essenziale, non erano dotati infatti di memoria. Inoltre erano estremamente costosi ed ingombranti. Pensate che un computer poteva arrivare a costare $200,000 al mese. Nonostante questo, da lì al 1974 l'intelligenza artificiale visse un periodo di nuove scoperte e traguardi raggiunti, arrivando addirittura a smuovere il DARPA, l'agenzia governativa americana predisposta al finanziamento di nuove tecnologie per uso militare. Considerate addirittura che nel 1970 l'ingegnere Marvin Minsky, uno dei grandi precursori del mondo dell'intelligenza artificiale, arrivò ad affermare che entro 3-5 anni ci sarebbe stata un'intelligenza artificiale paragonabile al cervello umano. È evidente che così non è stato e tutt'oggi siamo anni luce distanti da questo risultato. Le continue disattese del settore rispetto a quelle che erano le ambizioni e i traguardi dell'epoca fece crollare la fiducia nei ricercatori e con essa anche gli investimenti da parte dei governi e delle aziende. Insomma, la storia dell'intelligenza artificiale è un po' un'altalena esagerata tra hype e pessimismo cosmico. Mi ricorda qualche altro settore, se mi capite. Se però ci fermiamo ad osservare i traguardi raggiunti senza avere ambizioni fuori dal comune, ci rendiamo conto di quanto questa tecnologia sia progredita e ormai presente nelle nostre vite quotidiane, a partire dalle auto a guida autonoma fino ad arrivare agli assistenti vocali di Google e di Amazon, fino all'ultimissima moda odierna, ossia i chatbot capaci di tenere un'intera conversazione, proprio come il buon ChatGPT. Ci tengo a ringraziare lo sponsor di questo video, CryptoUnity, un exchange di criptovalute unito ad una piattaforma di NFT e ad un cold wallet, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. Il tutto ruota attorno al token CAT, proprietario del progetto CryptoUnity. Ci sarà la whitelist per accedere alla presale di questo token che parte proprio il 18 di febbraio sulla piattaforma ufficiale. Per quanto riguarda il team è tutto in chiaro, quindi non sono anonimi, potete trovare tranquillamente anche i profili LinkedIn di ciascun membro dell'organizzazione di CryptoUnity. Qua potete vedere alcuni dei membri più importanti. Come vi dicevo, si tratta di un exchange di criptovalute dove potete comprare e vendere le cripto che più preferite. Non solo, è integrata una piattaforma di NFT per comprare e vendere anche NFT e un cold wallet sul quale poter conservare al sicuro queste criptovalute. Vi ricordo quindi che il tutto ruota attorno al token principale CAT e la presale partirà il 18 di febbraio. A partire da oggi, 14 di febbraio, l'exchange BitGet lista la criptovaluta Blur e mette in palio delle promozioni molto interessanti. Ve ne voglio segnalare in particolare due: la seconda, con la quale depositando Blur sul vostro conto di BitGet andrete a ottenere il 10% di cashback pagato in BGB, e la seconda che voglio segnalarvi è la promozione numero 4, dove i nuovi utenti hanno anche la possibilità di ricevere 50 BGB extra. Saranno selezionati 500 utenti casuali. Tutte queste promozioni tra l'altro sono cumulabili con le due promozioni dedicate alla mia community. La prima, che offre un 10% di cashback sul vostro deposito, basta iscrivervi con il link che vedete qua a schermo, troverete i link in descrizione, e effettuare il primo deposito. Contemporaneamente potrete vincere una maglietta ufficiale della Juventus se sempre vi iscrivete tramite questo link e o depositate almeno $200 di controvalore o fate almeno $10,000 di volume. Quindi già solo col deposito si vanno a sbloccare entrambe queste promozioni. L'intelligenza artificiale può essere descritta come lo sforzo di automatizzare compiti intellettuali tipicamente eseguiti dall'uomo. E per comprendere intuitivamente come funziona, è necessario fare proprio un cambio di paradigma totale rispetto alla normale programmazione. Quando infatti scrivete un pezzo di codice nel linguaggio di programmazione che più preferite, tipicamente voi inserite i dati in input, le regole che questi dati dovranno andare a rispettare, e
il software produce il risultato che voi vi aspettavate. Nel machine learning voi invece inserite i dati come input, i risultati finali, e il software ha il compito di capire quali sono i collegamenti che portano dai dati in input ai risultati finali che voi avete inserito precedentemente, in modo da poi poter successivamente applicare questi concetti, generalizzarli anche su dati completamente nuovi. Un classico problema di machine learning è il riconoscimento del volto umano all'interno di video, oppure la classificazione di animali in un rullino fotografico pieno di foto di animali differenti. In generale, l'obiettivo è quindi quello di addestrare un sistema a capire e agire in maniera autonoma. Tutto molto bello. Con le parole siamo tutti estremamente bravi. Avrete visto migliaia di video su YouTube ultimamente che sfruttano il trend dell'intelligenza artificiale di ChatGPT. Ma nessuno vi ha mai fatto vedere come tutto questo funziona a livello sottostante. Ed è per questo che la sfida di oggi sarà creare un algoritmo di intelligenza artificiale concretamente. L'obiettivo sarà molto semplice, anche perché non ho molto tempo per poter approfondire l'argomento e sì, parto da zero in questo settore. Si tratta di un algoritmo che deve essere in grado di riconoscere le recensioni di film a partire dal testo della recensione scritta in lingua inglese e capire se si tratta di una recensione positiva o di una recensione negativa. Allora mi sono recato su ChatGPT e le ho chiesto come si realizza un algoritmo di intelligenza artificiale. Ci serve il linguaggio di programmazione Python, le librerie di machine learning TensorFlow e Keras. Per chi non sapesse di cosa si tratta, possiamo semplificarne l'essenza andando a dire che sono un po' come quei mattoncini prefabbricati che ci permettono poi di creare il nostro algoritmo senza dover creare proprio tutto a partire da zero. Un po' come quando comprate il mobile dell'IKEA preassemblato, che poi comunque potete modificare a vostro piacimento per ottenere il risultato finale. Una premessa molto importante: non scenderò nei dettagli specifici della singola linea di codice, perché l'obiettivo è quello puro di intrattenimento e di formazione di base. Se siete curiosi e volete approfondire, trovate in descrizione il codice completo, oltre a materiale aggiuntivo che potrete andare a studiare. L'idea intuitiva di come questi algoritmi funzionano, cercando di racchiudere tutto all'interno di un'unica frase, è che partendo dai dati iniziali si applicano una serie di filtri e di trasformazioni di questi dati al fine di estrapolarne gli elementi essenziali, così da essere in grado in futuro di replicare e generalizzare il concetto e questi elementi essenziali anche su dati mai visti precedentemente. Ad esempio, se la nostra intelligenza artificiale dovesse imparare a riconoscere dei pomodori all'interno di una foto, durante la fase di addestramento l'algoritmo cercherebbe di capire quali sono gli elementi essenziali che contraddistinguono un pomodoro e incomincerebbe a capire che è il colore rosso, la forma un po' tonda e così via. In questo modo, quando vedrà una foto completamente nuova, andrà alla ricerca proprio di questi elementi essenziali, applicando appunto filtri e trasformazioni di questa foto, e se troverà degli elementi combacianti ai suoi pattern, potrà dire con una buona probabilità che in quella foto è effettivamente presente un pomodoro. Detto questo, passiamo al codice. Come prima cosa scarichiamo il database di recensioni di film che servirà da allenamento per il nostro algoritmo. Come potete vedere, ogni recensione è costituita da un insieme di parole in lingua inglese. Prima di iniziare l'allenamento è necessario preparare i dati affinché siano pronti per poter poi essere dati in pasto all'algoritmo. A questo punto definiamo il modello dell'algoritmo. Questa è una parte fondamentale in quanto stiamo effettivamente scegliendo e plasmando l'algoritmo che poi sarà utilizzato per i nostri scopi, per imparare a riconoscere le recensioni. Una volta costruito, non ci resta che allenarlo utilizzando il database di partenza e infine testarlo con delle nuove recensioni per vedere se effettivamente è in grado di classificarle come positive o negative e se quindi ha imparato il suo lavoro. Andiamo a vedere i risultati. È subito evidente un problema: il nostro algoritmo è diventato estremamente abile nel classificare le recensioni con cui si è allenato, quelle presenti nel database di partenza, ma non è altrettanto bravo a riconoscere recensioni che non ha mai visto prima d'ora, quindi non è molto bravo a generalizzare quanto appreso anche con elementi nuovi. Questo problema ha un nome specifico e si chiama overfitting. Ve lo faccio capire molto facilmente. Immaginate di essere nati e vissuti per sempre in un mondo dove le uniche scarpe che voi avete mai visto e che quindi conoscete siano scarpe di colore rosso e a forma
miliardi stivali. Sicuramente quindi voi siete molto abili nel riconoscere le scarpe, a prescindere dalla sfumatura del colore rosso con cui sono disegnate, a prescindere dalla marca che le ha realizzate, a prescindere dalla taglia e dalla grandezza di queste scarpe. Ma se vi doveste ritrovare davanti delle scarpe mai viste prima, ad esempio delle Converse bianche, è molto probabile che voi non sareste più in grado di classificarle come scarpe, proprio perché non riuscite, con gli elementi che avevate del vostro addestramento, della vostra vita, a classificare questo nuovo elemento che avete davanti. Esistono moltissimi metodi per cercare di ridurre al minimo l'overfitting e quindi ridurne i suoi effetti malefici, ma noi andremo a fare la cosa più semplice del mondo. Osservando infatti il grafico è possibile vedere come il miglior risultato lo avevamo ottenuto dopo circa 4 iterazioni della fase di addestramento. E così andiamo a replicare esattamente uguale il nostro modello, ma al posto di effettuare 20 iterazioni come avevamo fatto precedentemente, ne mettiamo solamente 4. Se proviamo a dargli in pasto delle recensioni nuove di zecca, possiamo facilmente vedere come nella maggioranza dei casi è effettivamente in grado di classificare le recensioni negative, classificate dal tag 0, dalle recensioni positive classificate invece dal tag numero 1. Insomma, esperienza positiva. L'intelligenza artificiale è un settore altamente affascinante. È altrettanto importante però non sopravvalutare ciò che è in grado di fare. I limiti sono ancora tantissimi, dovuti in parte alla potenza limitata dei calcolatori odierni e in parte anche alla mancanza di algoritmi specifici per certi problemi. Inoltre non va assolutamente confusa l'intelligenza artificiale con la nostra mente, perché non è vero che gli algoritmi di intelligenza artificiali ragionano e funzionano esattamente come la nostra mente. Voi quando sentite parlare di intelligenza artificiale dovete avere in mente semplicemente un framework matematico che tramite l'applicazione di filtri e trasformazioni riescono a ottenere questi risultati così eclatanti. Io vi ricordo di lasciare un bel like infuocato per supportare il mio lavoro, ragazzi, è un gesto gratuito per voi ma mi aiuta tantissimo. In descrizione troverete il codice completo e potete divertirvi a sperimentare anche voi. Sempre in descrizione troverete anche il codice sconto per accedere all'exchange BitGet. Mi raccomando, usate quello se vi dovesse servire, perché anche quello è un piccolo gesto ma aiuta tantissimo per continuare a produrre i miei contenuti gratuitamente. Nei commenti consigliatemi altre sfide da provare, io veramente li leggo tutti e cerco anche di prendere spunto per i prossimi video. Io vi ringrazio per la visione e come sempre, ad maiora.